eccoci, perché dico sempre eccoci, quindi sono Francesco Poci, cerco di spiegarvi il discorso Africa Coreisse, quindi che ho partecipato alla Africa Coreisse, che tutti i vari chi mi chiama, come è stata, come non è stata, quindi semplicemente farvi una panoramica, farvi capire un po' l'avventura, un po' quello che serve, un po' l'attrezzatura, un po' la realtà, poi no, perché uno parte con il concetto di mi porto, poi realmente l'essenziale diventa veramente superfluo, quindi la mia idea è spiegarvi realmente un po' quello che è stata l'Africa Coreisse per me in Malmotò, farvi capire un po' la differenza tra Malmotò e l'assistenza, farvi capire fare l'Africa Coreisse con una moto diciamo inventata per fare dei rally di questo genere e con una moto, chiamiamola adattata, anche perché se la moto si è comportata benissimo. Comunque cerco di spiegarvi, io non ho corso con il Teneré, però ho corso in gruppo con altri amici che avevano il Teneré, quindi ho capito benissimo le problematiche che può avere un Teneré e l'assistenza che serve a un Teneré. Quindi per chi vuole affrontare questa avventura, perché veramente è una super avventura, stupenda, quindi lasciate perdere che sia il cronometro, la classifica, è un'avventura e deve essere fatta, perché è veramente un qualcosa di incredibile. Partirò spiegandovi tutto, dagli attrezzi alla moto, alle barrette, al modo di vita della Malmotò e alla famiglia che si crea, che si trova giù, quindi è veramente incredibile.